Buonasera, bentornati agli Intoccabili. Siamo in diretta rigorosamente, quarta puntata della seconda serie. E prima di presentare ospiti prestigiosissimi e servizi di grandissimo impatto, abbiamo un'intervista esclusiva realizzata grazie alla tenacia di Consolato Miniti e Alberto Micelotta, che hanno incontrato la nostra Presidente della Camera, Laura Boldrini, che era ieri alla manifestazione di Reggio Calabria per la famosa, purtroppo, violenza sessuale accaduta appunto in Calabria. Via all'intervista Laura Boldrini e poi presentiamo gli ospiti. Via e grazie di essere con noi. È un segnale davvero molto importante la sua presenza, la presenza dello Stato in un territorio difficile. Sì, lo Stato ci deve essere nei territori difficili, specialmente quando accadono delle cose che sono insopportabili. La violenza sulle donne, sulle ragazze è un fattore intollerabile e non è una questione privata, è una violazione dei diritti umani e dunque per questo lo Stato ci deve essere. Io sono qui per un messaggio di solidarietà a una ragazzina che all'epoca dei fatti era una bambina di Melito che ha subito per 2 anni un trattamento disumano da parte del branco e quindi il mio essere qui è per abbracciare insieme a tutti gli altri che saranno a questa manifestazione quella ragazzina, a dirle che non è sola, che noi ci siamo e che siamo qui per dire 3 no. Con forza e con chiarezza, no alla violenza sulle donne, no all'andrangheta e no all'indifferenza. Questo è il senso del mio essere qui oggi. Tremenda violenza protratta per 2 anni ai danni di una bambina, perché a 13 anni si è bambini, da parte del branco. E già, riuscite a immaginare che vuol dire essere vittima del branco per 2 anni e non sapere come uscire fuori da quest'incubo? Mettetevi, per favore, per un solo minuto nei panni di quella bambina. E se c'è il figlio del boss si può fare tutto. Allora, le indagini ci dicono che nel branco ci sarebbe stato il figlio del boss e questo rende ancora più odioso questa terribile violenza. E allora è chiaro perché sia stato così difficile per la bambina arrivare a denunciare. Presidente, con Klaus Davi, la trasmissione Gli Intoccabili, un docu-reality sulle mafie, stiamo portando avanti un'iniziativa in tutte le sedi competenti per inserire l'andrangheta fra le organizzazioni terroristiche internazionali. E che cosa ne pensa in proposito? Beh, allora, intanto bisogna capire come si definisce un'associazione terroristica. Ci sono dei criteri stabiliti a livello internazionale e quindi bisogna vedere se queste forme mafiose possono rientrare tra quei criteri. Questo io non ho modo di poterlo verificare. Certo è che l'andrangheta è una forma di criminalità che si insinua in tutto il tessuto sociale, condiziona la vita di tante persone, oltre a essere anche una grande azienda che fa denaro illegalmente, illecitamente e che inquina il mercato, quindi è un'aggregazione sicuramente criminale e su cui bisogna concentrarsi, perché noi dobbiamo riuscire a liberare questi territori da questa malapianta che oggi purtroppo si è diffusa ben oltre questi territori, al nord Italia come in altre parti in Europa e anche al di là dell'Europa. Quindi questo è quello che io ritengo. Presidente, lei sta viaggiando tantissimo, solo una battuta, che percezione c'è all'estero del referendum costituzionale in Italia? Qual è la percezione che ha trovato?
Beh, se ne parla anche all'estero, certo, se ne parla con curiosità e ci viene chiesto come viene percepita questa riforma, che succederà. Chiaramente io do il panorama della situazione, dico che c'è chi è a sostegno, c'è chi è contro, che è molto dibattuta, purtroppo si parla più delle conseguenze politiche che del merito, ma insomma diciamo che c'è una grande attenzione su questo. Grazie Presidente. Grazie. Grazie ancora alla Presidente Boldini, grazie a Consolato Minniti e Alberto Michelotta che sono stati lì per ore ad aspettare, giustamente visto la ressa che c'era. Diamo il benvenuto, l'abbiamo cercata per mesi e finalmente l'abbiamo qua tra noi, è un grande piacere, onore, siamo molto soddisfatti. L'onorevole Dalida Nesci del Movimento 5 Stelle, ciao, onorevole, buonasera. Finalmente. Posso testimoniare che lei è nei territori, perché noi ne facciamo le spese, perché giustamente dopo tanto tempo siamo riusciti, quindi la ringraziamo comunque. Grazie a voi. Abbiamo con noi del Partito Democratico Domenico Solano. Domenico, buonasera. E segretario di Palmi e comunque diciamo protagonista del dibattito sulla Calabria, anche con accenti anticonformistici rispetto al suo partito. Un intellettuale, un imprenditore, un provocatore, Luigi Salsini, grazie di essere con noi, presidente di Fare Calabria, grazie di essere venuto, contribuire al dibattito, è un giornalista che direttore sul campo, si prende una valanga di insulti anche lui, ho controllato anche tutti i vecchi tuoi, Claudio Cordova, insulti. Buonasera. Insulti da, dallo stesso quartiere, esatto, peraltro. Esatto, dagli stessi ambienti di Archi e non solo, però anche di Archi. Però c'è anche gente di Archi che è con noi, no? Quindi non, speriamo, no, sì. Il 90% della popolazione la salviamo, questo io lo ribadisco sempre, c'è quel 10% baccato. E per chi ci ascolta, e sono in tanti e da tutto il mondo, grazie che ci scrivono dal Canada, dall'Australia, abbiamo in esclusiva un filmato importante questa sera. L'abitazione l'abbiamo scovata dopo mesi di appostamenti, pedinamenti, cioè, la villa di Orazio De Stefano, punto di riferimento del clan De Stefano, della famiglia De Stefano, leggendaria famiglia purtroppo della 'Ndrangheta. Abbiamo individuato dove abita, chissà se siamo riusciti a trovarlo. Rimanete incollati perché abbiamo delle immagini esclusive e soprattutto, Consolato, la reazione quando arriviamo noi, no? Di questi ambienti sarà plastica, molto tangibile. Quindi rimanete con noi e ci sono queste immagini. Onorevole, ha sentito la Boldrini, si è tenuta molto, no, devo dire, super partes, non è che si sia... però c'è un passaggio della sua intervista che in qualche modo dice qualcosa di significativo. Parla di conseguenze al referendum, quindi è implicito che le conseguenze, almeno io l'ho avvertito così, lei si riferisce alle conseguenze dovesse vincere il no. È di stamattina la notizia pubblicata dal Corriere della Sera che il no è in avanti di 8 punti e... aggiungo io, grazie a voi, è molto in avanti tra l'elettorato giovane, non notizia diciamo di un giornale vicino a voi, ma della grande borghesia del nord. Se l'aspettava lei che va in giro tantissimo? Sì, in effetti stiamo facendo una campagna referendaria molto centrata sul merito. Poi è ovvio che si parla, come ha detto la stessa Presidente Boldrini, delle conseguenze del dopo referendum, però gli incontri che noi facciamo sul territorio appunto sono molto di approfondimento con anche diciamo, esperti e giuristi per dare ai cittadini la possibilità di comprendere quali saranno effettivamente le modifiche alla Carta Costituzionale. Non difendiamo qualcosa di distantivo, di anacronistico, quella è la nostra carta dalle quali derivano tutte le leggi e quindi cerchiamo di far capire qual è l'importanza fra questa modifica e la vita dei cittadini, perché questa riforma costituzionale semplicemente mina alla sovranità popolare, quindi cerchiamo di far capire a tutti quanti quanto è importante andare a votare il 4 dicembre. Però e quanto sia importante votare no. Onorevole.
In realtà il Senato rimane comunque, perché non è assolutamente vero che ci sarà un'abolizione del Senato, rimangono tra l'altro questi strani senatori, che come li chiamiamo? Regional senatori, sono sindaci che diventano senatori. Sono personaggi che alla fine avranno l'immunità parlamentare e che si autonomineranno a vicenda a vari livelli istituzionali. Quindi, il risparmio è molto magro. Vince il no e quindi che succede? Partecipate a un governo per fare la legge? Perché non si può andare a votare in queste condizioni, anche se si dovrà andare al più presto, perché gli italiani vogliono votare. Ho la sensazione che gli italiani vogliano votare. Noi all'indomani di quella famosa sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionale il Porcellum, eravamo già pronti a votare una nuova legge elettorale, quindi lo saremo ancora. Ci sediamo al tavolo. Posso nel merito e sui temi ci siamo sempre seduti ai tavoli, e i tavoli sono le commissioni. Siete molto cresciuti, devo dire, in questi due anni. Comunque diciamo che ci sono le sedi opportune, sono le commissioni parlamentari, l'aula della Camera, del Senato. Questi tavoli in qualche modo si concretizzano in un'attività istituzionale vera che può esistere e noi ci siamo. Quanto è il tempo ideale? Perché la gente vuole andare a votare, se va in giro, penso che dico una cavolata, lo percepisca anche lei, la gente dice che il Parlamento che c'è adesso non è più, no, quello che avevano noi votato. Noi stessi l'abbiamo definito illegittimo in qualche Però modo. Però quanto tempo possiamo, in una congiuntura economica così negativa che stiamo vivendo, in parte, non per tutti i settori industriali, va detto, il turismo per esempio per fortuna quest'anno è andato bene, quanto tempo ci possiamo permettere coi tavoli, onorevole? Cioè in quanto tempo bisogna fare sta nuova legge se vince il no? Guarda, in questi tre anni di Parlamento abbiamo visto con i nostri occhi, quindi siamo ormai una testimonianza diretta di quello che accade dentro i famosi palazzi. Quando c'è la volontà politica si può fare tutto anche velocemente e quindi anche la scusa di velocizzare l'attività parlamentare, sfatando il mito del bicameralismo perfetto, non lo troviamo una soluzione adeguata, perché se le forze politiche vogliono, si mettono d'accordo, discutono in maniera seria e razionale, perché ricordo che le leggi non devono solamente essere fatte in fretta, devono essere fatte bene per evitare poi di aspettare negli anni la Corte Costituzionale che le dichiara illegittime e bisogna ricominciare da capo. Quindi legge elettorale, quanto? 6 mesi? E primavera si potrebbe votare? Secondo me sì, se ci fosse la volontà politica sì. Onorevole. Grazie. Onorevole, non è onorevole, però insomma l'onore ce l'ha lo stesso. E Solano, ha sentito, il Corriere della Sera vi dà 8 punti sotto, una doccia fredda, una campagna sbagliata, che sta succedendo? Non è che il Corriere vi è nemico, quindi no. I sondaggi nelle ultime consultazioni hanno sempre toppato rispetto poi ai dati reali. Quindi vince Trump. Sarei molto, molto attento a dare. No, io non dico che le elezioni in America si devono ancora fare. E non si dà per acquisito un risultato quando ancora non sono fatte le elezioni. Peraltro non è che ci sono dei sondaggi che sono di parere opposto. Uno pubblicato ieri da Repubblica dava il 51% per la prima volta avanti il sì e dietro il no. Quindi non sarei a parlare dei sondaggi, parliamo nel merito. Sono contento di sentire che ora i 5 Stelle sono scesi dal tetto e sono pronti a discutere con gli altri come fare una riforma. Veramente la vedo difficile nella compagine che si oppone alla proposta di riforma fatta in discussione attualmente, cioè quella oggi diciamo al voto, che si possa coalizzare per avere quella compagine, per avere un progetto comune. Sono unite forze le più disparate, che non sono accomunati da nulla se non dall'odio, dalla rancorosità, critica acerrima nei confronti di una proposta oggi mi sono preparato un po' per venire a questo incontro. Ho visto molti dati parlamentari. Il voto delle singole parti di questa proposta coinvolge tutti quelli che oggi si oppongono. Cioè ci sono numerose parti. Solano, al di là di questo, l'onorevole Nesci ha detto una cosa secondo me importante. Se vince il no, ci sediamo al tavolo tutti insieme e facciamo una legge e poi si va a votare. È una posizione forte. Anche questa riforma nasce così.
Questa riforma nasce con un comitato di saggi nominato dal governo Letta, che hanno fatto una proposta. Questa proposta è andata alle Camere, ha avuto diversi passaggi, come dicevo Bersani io, l'ha votata. Approvata da tutti, approvata da tutti. Ho visto, ad esempio, dei voti al Senato, 200 voti a favore, 18 astenuti e 11 contrari. Cioè, una situazione paradossale. Noi non riusciamo, anche nella legge elettorale. Guardi che mica una legge elettorale l'Italicum, una legge a cui hanno contribuito tutti. Hanno contribuito i 5 Stelle, che hanno preteso si facesse il premio di maggioranza al partito e non alla coalizione. Ha contribuito Sinistra Italiana, ha contribuito... Poi al momento del voto sono scappati dalla responsabilità. Quindi lei è convinto che inutile farlo adesso, quello che si poteva già fare prima? Perché non l'hanno fatto, sono 70 anni che non l'hanno fatta sta riforma. Allora... Piccolo particolare del Senato, insomma il Senato non è che goda di grande credibilità, io l'idea di, da una parte sono d'accordo che con l'onorevole Nesci che bisogna garantire al massimo le leggi e le sue funzionalità ai cittadini, infatti è da troppo tempo che non si va a votare in Italia. Dall'altra, quando leggo sui giornali che l'Andrangheta è entrato in Senato, secondo l'accusa della Procura di Reggio Calabria, attraverso senatori come Caridi, mi viene la pelle d'oca. Devo dare atto che voi... Illo Tempore avevate sollevato la questione, forse proprio lei. Sì. Lancio il filmato sul senatore Caridi e siamo ridotto proprio male se l'Andrangheta, secondo l'accusa da dimostrare, ha fatto ingresso nel nostro Senato. Via al filmato e poi torniamo in studio. Non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato. Non ho mai partecipato ad organismi segreti, né a logge massoniche. Non ho mai svenduto il mio ruolo. Ah, io non lo sapevo. Bugiardi, tutti. Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria. Non solo Reggio Calabria sapeva, ma la Calabria sapeva, l'Italia sapeva perfettamente quello che era Reggio Calabria. Sapeva perfettamente quello che era il modello Reggio. La capacità di fare politica di Antonio Caridi si è piegata alle esigenze della direzione strategica dell'Andrangheta incarnata da Paolo Romeo e Giorgio De Stefano. Lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Il senatore viene ritenuto un tassello fondamentale nel disegno della cupola massonico-mafiosa presa di mira dall'inchiesta Mamma Santissima. È un invisibile Antonio Caridi, uno di quei soggetti il cui serbatoio di voti, secondo la DDA, arriva sempre dall'Andrangheta. Sin dai primi anni 2000 le cosche lo appoggiano, garantendone l'ascesa da consigliere comunale a senatore. Fra assunzioni nelle società miste e soggetti gestibili inseriti nei posti chiave, Caridi ha fatto un uso deviato del proprio ruolo pubblico, afferma il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Una posizione, la sua, che si aggrava con l'operazione Alchemia, che attesta i suoi legami con i clan. Nel luglio scorso Klaus Davi si reca a casa del senatore cercando di incontrarlo. Niente da fare. Caridi preferisce rifugiarsi nella sua residenza dorata sulle colline di Reggio Calabria, ma è solo l'anticamera della disfatta. Le frenetiche manovre politiche per salvarlo dall'arresto non sortiscono l'effetto sperato. E il 4 agosto e il suo accorato appello cade nel vuoto. Giudicate voi, perché il vostro sarà un giudizio in difesa della separazione dei poteri. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Oggi è il 75esimo giorno di detenzione del senatore. Molti altri ne dovranno passare prima che la Corte di Cassazione si pronunci, mentre il PM Lombardo continua a indagare su di lui e sugli altri invisibili ancora da smascherare. Grazie al servizio, al Consolato. Ricordo chi vuole intervenire 0963 1976 216
Chi, non siete obbligati a indicare il vostro nome, non perché siamo omertosi, ma perché rispettiamo, sono cose delicate, non tutti abbiamo sempre rispettato, nessuno si può lamentare, quando mi è stata chiesta riservatezza l'abbiamo sempre mantenuta e quindi potete chiamare e decidere voi la modalità di intervento. Claudio, insomma, tutti sapevano, no? Dice Lombardo. E nessuno sapeva, intanto questa piovra presunta ha monopolizzato la politica calabrese e anche romana, addirittura uno degli accusati di mafia già condannato come Paolo Romeo che fa l'audizione in Parlamento, cioè siamo a Totò, per non... c'è da piangere, no? Sì, il dato inquietante è quanto fosse. Poi scusa, non si capisce chi l'abbia chiamato Paolo Romeo. Io non l'ho ancora capito. Sì, ognuno, sì al solito sì, c'è cioè lo scaricabarile della politica. Peraltro, io provo francamente, come dire, dispiacere, quasi pena ogni volta che sento quell'intervento di Caridi, perché secondo me è un qualcosa che va a ledere la dignità anche di una persona che finisce agli arresti. Cioè che si debba quasi pietire, dire salvatemi, quando peraltro è una cosa assolutamente folle, perché il Senato non deve andare a incidere, il Parlamento non deve andare a incidere sulla bontà di un'indagine. L'indagine ha già deciso il GIP, ancora prima c'è un filtro ovviamente da parte della pubblica accusa. E poi arriva quello del GIP a dire questa indagine va bene, ci sono gli elementi per arrivare all'arresto. Che debba arrivare lo stesso Parlamento che ha votato che Ruby era la nipote di Mubarak a dirci se il GIP ha visto giusto o non visto giusto è Posso folle. Dire una cosa? Uno che fa i caminetti con Antonio con Pelle, come Giuseppe mi pare, con il Pelle, insomma uno dei Pelle, non può stare al Senato. Ma non, solo, no, non può stare, dai, per ma favore. Non solo, Klaus. Non bisogna essere 5 servizio. Stelle per dire questo, non me ne frega niente se era lì per bere un caffè, un onorevole con quella gente non ci deve stare, non c'è siamo dubbio. D'accordo, non inutile c'è il garantismo del cavolo, io voglio da un politico che sia credibile, altro è il lavoro di noi giornalisti che dobbiamo avere a che fare con tutti e purtroppo noi ci dobbiamo avere a che fare e veniamo anche picchiati e insultati, ma non che loro vanno a fare le riunioni e poi pretendono anche che non vengano mandati a casa col garantismo, dai, scusa. Purtroppo il discrimine tra un buono e un cattivo politico sempre più spesso viene fatto dalla circostanza se abbia o meno le manette ai polsi. Ovviamente questo non è così. Andare a casa di Pelle, andare perché l'indagine Alchemia che veniva citata nel servizio ci testimonia come credo nei pressi Limbadi si facessero delle specie di summit in capannoni, non si capisce, peraltro con altri politici, non solo con, sì, certo, con il Caridi. E ce lo diranno i giudici se è reato no, o no. Ci mancherebbe altro. No, ma è sicuramente agghiacciante che un politico faccia queste cose, infatti, a prescindere se poi vengano giudicate per o meno non parlare delle intercettazioni con gli altri boss. Abbiamo in collegamento telefonico Paola Bacchidu. Paola, buonasera, mi senti? Buonasera, sì. Allora Paola, che sensazione hai di questa vicenda Caridi? Che idea ti sei fatta? Ma mi sembra all'ordine del giorno, peraltro anche qui in Lombardia, io seguo la politica qua in Lombardia, c'è stato un caso... Lavori a Panorama, Affari Italiani, eccetera, li ricordiamo. Prego. Sì, c'è stato un caso proprio recentissimo sui giornali in questi giorni che riguarda Corsico, perché è stata sì, dal su tutti comune i giornali patrocinata una sagra. E nel patrocinio c'era anche il genero del boss Musitano, quindi è successo, insomma, è scoppiato un caso, è stato aperto un fascicolo, ma la cosa, diciamo, clamorosa è che il giorno dopo in consiglio comunale sono stati insultati tutti i consiglieri del PD da della gente anche del pubblico, si dice legata al boss dell''Ndrangheta, che li ha minacciati di morte. È intervenuto anche oggi il procuratore di Catanzaro Gratteri proprio a questo proposito, quindi insomma la situazione è Vabbè, ma la Lombardia,
la Lombardia, la Calabria a volte ha una nomea ingiusta che coinvolge anche i cittadini totalmente incolpevoli che sono la stragrande maggioranza, ma poi gli affari si fanno in Lombardia e i salotti delle banche lombarde sono state aperte, compresa Expo e compresa, aggiungo io, Fiera Milano. Lo scandalo vero di cui non si parla sui giornali è lo scandalo che Cosa Nostra è entrata a Fiera Milano, e siccome è scomodo dirlo perché si vanno a toccare, caro Solano, i poteri forti, e qui qualche responsabilità il PD ce l'ha, di questa cosa non si parla. Se non, se beh, c'è un'indagine della Boccassini, per fortuna, insomma, qualcosa sui giornali riguardo anche sì, alla, ma dai, cioè, è Fiera Milano, dai, cioè, questo vuol dire che ha abdicato al suo ruolo, che consente a una società di stand di avere il quasi monopolio che è riconducibile a Cosa Nostra, secondo le accuse. Dai, abbi pazienza, non è un bel segnale per la grande Milano, no? No, anzi, è un segnale terribile, peraltro ormai l'impianto delle 'ndrine in Lombardia risale agli anni 70, quindi è un fenomeno che purtroppo arriva da lontano, ma ormai è diventato quasi indistricabile, no? Il potere politico, gli affari e il fenomeno dell''ndrangheta. Proprio per questo Gratteri oggi sui giornali diceva di stare molto attenti anche a qualsiasi segnale che può essere considerato magari eccessivo, no? Come allarme, come questo delle minacce in consiglio comunale. E invece lui sosteneva che bisogna prima, la politica deve prima che succedano le cose accertarsi di chi sono questi personaggi, e così il potere economico. Il problema è che molti di questi di queste 'ndrine che si sono impiantate in Lombardia poi sono entrate, no, in tutti i gangli economici, e con la crisi gli imprenditori si sono dovuti rivolgere anche per avere liquidità in un momento di chiarissimo crisi. Onorevole Nesci, la mafia nei santuari di Milano, però vedo che i giornali, noi giornalisti, no, stiamo cose che perché si intaccano i poteri forti, no? Ma sì, noi calabresi lo diciamo da anni che la mafia e le mafie sono anche le al nord, perché qui è Cosa Nostra, infatti, e che fanno affari altrove ormai la Calabria. Sì, ma non è uno scandalo che un'istituzione come Fiera Milano abbia dato, secondo le accuse, controllata dalla politica? Non è che i nominati sono della politica, di destra o di sinistra, poi ci ritroviamo gente nominata dalla politica che fa affari con Cosa Nostra. A me fa schifo, scusi, certo, cioè io li manderei tutti a casa, non aspetterei neanche la fine delle indagini su queste cose gravi, anche perché che il PD, scusa, il lavoro della politica dovrebbe essere questo, cercare di arrivare prima e prendere ovviamente le dovute precauzioni, e quando non riesce ovviamente agire subito dopo, ma in maniera autorevole, forte e chiara, perché anche ai cittadini deve arrivare forte e chiaro il segnale della presenza dello Stato, che non può essere solo quella della Boldrini che arriva in Calabria, quindi... No, certo, però ieri è stato un bel segnale, quindi questo bisogna dare atto, un bel segnale le 10.000 persone che sono andate a manifestare, sì, per questa ragazza che ha subito la violenza di queste belve. Abbiamo la pubblicità e poi torniamo in studio e stuzzichiamo un po' gli altri ospiti. Via la pubblicità. Prometti di essere fedele sempre? Questa è la fedeltà che conviene. Da Splendidi Splendenti fino al 30 ottobre, schiuma bagno Nidra 750 ml 1,69 €. Shampoo Dimension Fruvit 250 ml 68 centesimi. La fedeltà che conviene. Con Splendidi Splendenti, più splendi, meno spendi.
Quando il vostro genio si traveste di creatività, esige spazi su cui esplodere. Quello che conta veramente non è l'idea, ma la capacità di divulgarla. Il programma di sviluppo rurale della Regione Calabria 2014-2020 è entrato nella fase attuativa con i bandi a tutela dell'ambiente, della biodiversità e per il presidio dei territori. Con i nuovi bandi del PSR puntiamo alla crescita delle aziende agricole, alla competitività sui mercati, all'insediamento dei giovani in agricoltura e allo sviluppo locale. Scopri le opportunità sul sito calabriapsr.it. Salutiamo Paola Bachidu, grazie di essere stata con noi, collaboratrice di Affari Italiani e Panorama. Ovviamente contiamo di averla in studio per l'ultima puntata o per le puntate evento che faremo poi successivamente. Allora, Solano, insomma, un sistema politico intaccato nella sua credibilità, il PD si sentiva di più sull'antimafia quando c'era Berlusconi, no? Al potere. Siete diventati più silenti, più distratti, più... Non credo si possa dire questa cosa. Noi sulle Serviva per attaccare Silvio? No. La allora, per quello che riguarda i comportamenti di un partito politico che è partito di governo, l'atteggiamento responsabile non può che essere quello di avere piena fiducia sulla magistratura e sostenere lo sforzo della magistratura e delle forze dell'ordine che perseguono e reprimono i reati. E mai il mio partito si è messo a difendere o a tergiversare su queste cose. Non capisco nemmeno la legge sulla tortura. No, ma non capisco nemmeno, sinceramente, l'attinenza delle nomine alla Fiera di Milano. Cioè, se la responsabilità penale, una volta approvata, con sentenza passata in giudicato, è personale. E viva Dio che è così. No, mi spiace, sono d'accordo. Perché se l'amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado Peraboni, ha fatto veramente delle trattative con questa società o il suo predecessore... Per intanto ci vuole un processo che lo stabilisca, una condanna. Lo paghiamo altrimenti noi, a me non mi sta bene. Ma io non è un fatto che conosco, ma io lo dico in termini generali. Non è che perché generali. A Milano c'è Sala e siccome Sala è una specie di santino... Da Penati al presidente della regione Emilia Romagna, da De Luca a quant'altri, alla fine di un processo si è stabilito dal punto di vista giudiziario, giudici hanno stabilito fossero persone innocenti. Io fare sinceramente i tribunali dentro i giornali non la trovo una cosa conveniente. È giusto che il giornalismo faccia la sua parte, faccia denuncia, ma non facciamo sentenze Due cose. Allora, in primis, questo diciamo eccessivo, secondo me, garantismo non ci porterà da nessuna parte. Faccio un esempio per assurdo. Lei manderebbe sua figlia, suo figlio piccolo... piccolo. Se alla direttrice dell'asilo fosse arrivato un avviso di garanzia per violenze sessuali su minori, non credo.
o aspetterebbe il processo per mandare suo figlio? Proprio. Non credo. Uno. Non so, non credo. Non credo. No, due, parliamo, perché abbiamo parlato Milano, per carità, interessante. Parliamo della Calabria. No, noi parliamo di Milano. No, no, per dico, dare parliamo della Calabria e del PD e della Calabria. Ma lei si ricorda che la giunta regionale a targa PD ha tenuto un assessore, fin quando non l'hanno mandato ai domiciliari per i rimborsi elettorali, un assessore che si chiama Nino De Gaetano, sì, il cui santino elettorale è stato trovato nel covo del Bostegano. Ma questa, guarda, non è serio, scusate. Un santino elettorale, un santino della dottoressa, cioè, lo può trovare dappertutto. Cioè, ma non era l'unico dato, ma non era l'unico dato. Guardi, c'erano le intercettazioni in cui... Un santino elettorale non è... No, non sto, è parlando delle intercettazioni. Sto parlando delle intercettazioni. Già l'altra cosa, lei ha detto un santino elettorale. No, se mi fa continuare, le dico, perché su De Gaetano possiamo fare un'intera trasmissione. No, ma io non voglio difendere De Gaetano, io voglio soltanto dire che se vogliamo parlare di cose serie parliamo di fatti. Però lui se ha detto che non è un fatto. Solano, lei ha detto quello che dal suo punto di vista è giusto dire, cioè stiamo attenti a condanne perché abbiamo tanti casi, ed è vero. Sostengo la magistratura. L'ultimo è di oggi, la magistratura. Paita, l'ultimo è di stamattina, assolta. PD. Assolta da abuso, non so di cosa. Altra cosa è se... Ma non li vogliamo mandare ai lavori forzati, li vogliamo fare semplicemente uscire dalle istituzioni. Omicidio colposo. Altra cosa è se è un pericolo imminente in riferimento a una persona. E quell'avviso di garanzia ha pesato sulla campagna elettorale in Liguria. L'ha pesato parecchio. Consolato velocissimo. Volevo solo dire una cosa al dottore Solano, una cosa velocissima. Se ritiene grave oppure no un'informativa di reato per corruzione elettorale. Io ritengo sia tutto grave. Una volta provato. No, no, le domando. Condannare le persone. Una volta per condannarle, non per farle uscire dalle istituzioni temporaneamente. L'esperienza di De Luca dice che è una persona innocente. Con questo sistema che voi, diciamo, paventate, non doveva essere candidato. Una persona che dalla magistratura, non dagli elettori, non dai suoi amici, è stato riconosciuto assolutamente innocente. Questa è la verità. Però... È come lui penati, è come lui... Penati per alcuni partiti prescritto, diciamo la verità. Vabbè, io ora, guarda, credevo dovessimo fare un dibattito sulle questioni, però mi pare che di dire delle cose ovvie, riguardano tutti, non quelli del PD, riguardano tutti. Una persona innocente fino a quando non è con sentenza passata in giudicato. Noi abbiamo ribadito che stamattina Paita è stata assolta, quindi noi le notizie... le diamo. Detto questo, rimane l'opportunità politica. A proposito di opportunità politica, in alcune intercettazioni, in testimonianze di un testimone di un processo di mafia di 'Ndrangheta che c'è in questi giorni, i verbali escono sui giornali, si parla della famiglia Tegano che di voti ne controlla parecchi, no? In Calabria, Reggio Calabria, e ha condizionato. Secondo una testimonianza da verificare, Pasquale Utano, che ebbe varie accuse di mafia e fu assolto, diciamolo chiaramente, però questi ultimi verbali era il braccio destro di Giovanni Tegano. Io sono andato a trovarlo diverse volte, Pasquale Utano, in questi mesi, perché stiamo cercando la figlia di lui che non si trova da diversi anni, e vediamo la reazione di Pasquale Utano a Reggio Calabria, e torniamo poi in studio. Via il servizio. Lei prima ha detto che è importante ricordare chi portava a firmare dei carabinieri Giovanni Tegano. Lo portava Pasquale Utano. Pasquale Utano. Lo accompagnava? Sì, solo lui, per farvi capire. Pasquale Utano è il suocero di Paolo Schimizzi, giusto? Il suocero di Paolo Schimizzi. So che quest'anno ha avuto il processo ed è stato pure assolto addirittura. Ok. Per farle capire, ma non solo questo, c'è un altro elemento, vi dirò di più. Il matrimonio Schimizzi-Caterina è stato combinato. Ah. Pasquale Utano è un altro di quelli là che frequenta la casa dei Tegano dalla mattina alla sera. Pasquale Utano veniva da noi, da me, da Franco, come personaggio molto vicino a Giovanni Tegano.
Ne curò anche la latitanza di Giovanni Tegano. Almeno questo qua, in quegli anni che le sto dicendo io. Su questo ci siamo. Utano agiva come un imprenditore qualsiasi sul territorio, o il fatto di avere questo background, diciamo così, di 'ndrangheta? No. Io non so se voi conoscete il personaggio Pasquale Utano, cioè è un personaggio. Come le posso dire? C'è la persona umile e la persona che si atteggia, no? Cioè, che proprio... Cioè, Pasquale è una persona del genere. Cioè, le sue amicizie, i suoi vantaggi, se li ha sempre presi tutti, in tutti i campi. Quindi non esiste che va a vendere perché ha la mozzarella meglio di un altro, no. Va a vendere perché è il cognato di... il socio, probabilmente. Le racconto un episodio. Ecco, bene. Della politica, una stronzata, diciamo, per farvi capire il personaggio. Una volta ci incontriamo, c'era l'elezione, e si portava sto suo figlio, che poi non salì a queste elezioni, ok? Quindi non si afferrò quello che... Però Pasquale Utano, mi ricordo proprio questa cosa, mi fa: compari, mio figlio, i voti, sai dove li ha? C'era in congelatore. Si vantava, per dire che era uno che si vantava. Gli dicevo: Pasquale, vedi che li dobbiamo scongelare, sti voti. Poi, siccome suo figlio ad Archi, forse era per la circoscrizione, ha preso pochissimi voti, io me li sfottevo. Ma tutte queste cose sono sue intuizioni e una ricostruzione? Le so perché funziona così, c'è poco da fare. Ah, sono Klaus, come sta? Tutto bene? Mi fa entrare un attimo? Volevo chiederle una cosa, Caterina, è vero che lei ha presentato una denuncia anni fa per la scomparsa? Perché mi è arrivata questa notizia. Beh, me l'hanno detto. Cioè, no, ha presentato o no? Perché? È sua figlia. Ma è vero che lei ha presentato? Come non lo sa? Ma non è mia competenza. È vero o no? Ma se l'ho fatta, non è mia competenza dirlo. E perché faccio... Non è mia, no, lei lo fa. A chi? L'ha fatta lei. Ma non lo so. E qual è? Che male c'è se lei cerca sua figlia? No, ma sto cercando anch'io. Non voglio del male. Perché? Ma lei lo sa che ci sono suoi parenti che la stanno cercando? Che le vogliono bene, lo sa? Scusa, ma lei, io non voglio bene a mia figlia. Come fa a offenderle a me adesso? Io non voglio bene a mia figlia. Certo che lo vuole. Allora la sta cercando. Io la voglio bene a mia figlia. No. Io non ho detto che lei non le vuole. È il vero allora che non la sta cercando, ma la sta cercando o no? Io sono padre. Ma la sta... Scusi, e io chiedo a lei, lei la sta cercando? Come? È un fatto pubblico. Ho fatto qualche reato io. No. E allora? Ma scusi. Onorevole Nesci. Ne esce fuori un ritratto, premesso che le dichiarazioni di questo Gennaro devono essere poi dimostrate, questo è chiaro, però ne esce fuori comunque un quadro sconfortante, cioè pacchetti di voti, imprenditoria inquinata, queste clan che diciamo condizionano la distribuzione, cioè siamo da capo. Sì, molto spesso. Le istituzioni locali, la regione, Calabria, i comuni sono stati presenti, perché mi sembra che facciano il bello e il cattivo tempo. Molte volte sono stati latitanti anche loro. E spesso tutto ricade anche sulla figura dei prefetti. Tante volte quando troviamo un prefetto autorevole in gamba, tutti cerchiamo di avere un rapporto quantomeno istituzionale autorevole con lui, come in questo momento sta avvenendo per esempio proprio a Vibo Valentia. È complicato oggi avere dei rapporti seri e anche poter collaborare fra istituzioni, perché come anche qui ribadiva Solano, ancora c'è la narrazione secondo cui i grillini sono sul tetto, quando invece da 3 anni a questa parte... Ma la regione fa abbastanza, secondo lei, le istituzioni per contrastare... Non fanno abbastanza, e come anche ha ribadito prima Cordova, addirittura se li prende dentro personaggi comunque ambigui, già in rapporti strani con i clan. Quando parliamo di Caridi,
lì da ragazza che entra dentro il Parlamento, informata, sapeva che c'erano documentati rapporti fra Caridi e clan dell''Ndrangheta, e tutto questo veniva da un'informativa. Ma se l''Ndrangheta è ancora così forte, premessi i risultati straordinari che stanno avendo le procure di Catanzaro, Reggio Calabria, perché diciamo che è stata ampiamente decapitata, però se ancora condiziona la vita economica e politica, abbiamo sentito i voti, ecco, io voglio dire chi è mancato? Allora, sono mancate tutte le istituzioni, dalla scuola, la famiglia, la politica, tutti siamo coinvolti in questa subcultura che ancora insiste in Calabria, e sappiamo bene anche che l''Ndrangheta non è solo quella che spara oppure quella che dovrebbe andare in carcere, ma è fatta di relazioni personali. Quindi diciamo, è tutto il tessuto sociale che si fonda su questa ieri modalità Oliverio di agire. Ieri Oliverio è andato alla manifestazione, ha detto questa cosa l'ho voluta io, l'ho organizzata io. Sì, io l'ho vista come una passerella istituzionale. Invece, però la gente ci è andata. Invece una bella partecipazione popolare, perché per fortuna c'è il riscontro delle persone. La presenza di tanta gente, però, tanti insomma, ragazzi. Insomma, l'iniziativa istituzionale è sempre un po' scenografica Salsini. In Calabria. Non è che l'imprenditoria, parlo in generale, lei qui come imprenditore, come attivista, se l''Ndrangheta si è fatta impresa anche grazie all'imprenditoria, anche perché Confindustria Calabria, ma quando mai la sentiamo? Anzi, c'è, ci siete, se ci siete magari telefonate 0963 1976 216, perché sull''Ndrangheta... Natalino Mazzucca, io non lo sento mai, è premesso che poi non è obbligato, però questo silenzio anche delle grandi imprese calabresi mi lascia di stucco, non è molto in linea con Confindustria Nazionale, prego. Ci sono degli imprenditori eccellenti calabresi che stanno in Calabria, ma stanno anche fuori da questa regione, da questo territorio. Vivono in Italia, ma vivono anche all'estero, e noi dobbiamo dire loro grazie, perché alcuni di questi, i più grandi nomi, e ne vado orgoglioso da calabresi di poter, diciamo, rappresentarli anche come presidente di Fare Calabria, questi imprenditori non scendono a compromessi con chi fa il malaffare. Però il silenzio è già un compromesso. Confindustria Calabria è troppo silente, secondo me. Ci sono le associazioni come la nostra, ce ne sono tante altre autonome che... magari di aderenti a Confindustria, certo, ma che agiscono autonomamente, questo intendo. Così come dicevo prima, ci sono imprenditori e imprenditori. In Calabria ci sono imprenditori che sono collegati col malaffare, con l''Ndrangheta, ma l''Ndrangheta, questi imprenditori collegati all''Ndrangheta sono anche imprenditori collegati con le altre organizzazioni mafiose. Sono un po' i cugini, no? Possiamo parlare della Camorra o dell''Ndrangheta o della mafia. Il territorio non è solo quello del meridione, ma il territorio ormai è il territorio della nazione, è il territorio di Expo e degli appalti. Io posso solo dire, per l'esperienza che assumo, diciamo, con i nostri calabresi nel mondo, ci sono delle esperienze che vanno vissute, ci sono realtà che vanno raccontate. Cioè voi non state zitti? Noi non siamo zitti, okay. Ma è chiaro che non possiamo dare spazio a chi non vuole operare in buona fede. La malafede sta nelle persone che delinquono e che fanno questi atti, che sono atti criminosi. Filmato? Allora, a proposito di 'Ndrangheta in Lombardia, noi, siccome siamo una trasmissione che parte da questa coraggiosa televisione, ma irradiamo attraverso il web in Italia, vogliamo presentarvi questo caso di 'Ndrangheta in Lombardia. Siamo andati a intervistare il protagonista, Marcello Paparo, che è un pochettino da ragione la vicenda, anche se i contorni sono completamente diversi, va detto, a quello che diceva Solano prima. Vediamo il servizio, interessante. Un
Una vicenda giudiziaria controversa, passata attraverso 4 gradi di giudizio, l'ultimo ha annullato i precedenti 3, decretando la caduta dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso in concorso con altre 5 persone a carico dell'imprenditore crotonese Marcello Paparo. Finito nelle maglie dell'operazione Isola, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Milano sulle presunte attività dell'andrangheta crotonese in Lombardia, Paparo aveva dichiarato di essere stato vittima di estorsione da parte dei clan di Isola, Caporizzuto, Arena e Coscia. L'accusa, per contro, sosteneva che l'uomo rappresentasse il braccio imprenditoriale delle stesse cosche di 'ndrangheta che avevano colonizzato l'area tra Cologno Monzese e Brugherio. La DDA, inoltre, sosteneva che i Paparo si erano infiltrati nei lavori della TAV e nell'ampliamento dell'autostrada A4, nella logistica per le aziende della grande distribuzione e nel movimento terra, accuse che tuttavia non hanno trovato sufficienti riscontri in fase di dibattimento. Oggi Marcello Paparo vive a Brugherio, dove si era trasferito da Cologno Monzese dopo aver subito un agguato a colpi di arma da fuoco nel 2004. Attualmente risulta ancora sottoposto alle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza. L'imprenditore, indicato dall'accusa come un boss, ha sempre respinto ogni addebito. 7 anni di odissea. Cioè, già in primo grado siamo stati assolti del 416 bis. E mi hanno tenuto 2 condanne, due piccole condanne, diciamo, no? Reati comuni, però il 416 bis sono stato assolto già in primo grado. Quanti anni di carcere? Quanto tempo in carcere? Da oggi sono 7 anni e 4 mesi, ma più o meno 4 anni di carcere. 4 anni di carcere vero o domiciliari? Carcere vero. Possiamo chiedere un giudizio di questa esperienza? Esperienza comunque, un'esperienza, un'esperienza negativa. Ma devo ringraziare comunque le persone che c'erano dentro, che mi hanno dato una mano a sopperire quello che è il discorso carcerario. Cioè c'era un minimo di solidarietà tra voi? Assolutamente sì. C'erano altri calabresi con lei? Sì. Com'è il livello delle carceri italiane? Da quello che ha vissuto lei, insomma, ne ha sperimentate? Lo Stato dovrebbe andare a fare la prova, come si sta in carcere, come stanno incarcerati. Cosa le ha fatto pensare che il suo cliente fosse innocente dopo le pesanti accuse? Come si è dimostrato? Indubbiamente, ovviamente, la difesa legge gli atti, legge le carte, studia il fascicolo, si confronta col cliente. Noi avevamo una serie di documentazioni legate sia all'attività lavorativa del signor Paparo svolta, che ci dimostrava che erano tutti appalti leciti e soprattutto l'eventuale partecipazione che si ipotizzava all'inizio di concorrenza illecita nell'Expo, si è arrivata poi una bufala perché non aveva alcun appalto, non aveva nulla nell'Expo. Le altre ipotesi di 416 bis, che era l'ipotesi ovviamente più grave che mi veniva contestata il signor Paparo, non aveva mai trovato fondamento. Cioè, l'ipotesi accusatoria era che Paparo Marcello insieme ai fratelli facesse parte della famosa andrina dei Paparo legata ad alcune famiglie mafiose di Isola Caporizzuto, ma che in realtà non ha trovato mai riscontro, non solo in Calabria, ma nemmeno in Lombardia. Gli accostamenti che venivano effettuati a queste famiglie mafiose in realtà poi si sono rivelati completamente. Però c'erano le armi, no? L'arma, e allora il signor Paparo, la vicenda nasce un po' lontana, nel 2004, subisce un attentato, non si capisce bene da che cosa era dovuto questo attentato, a che cosa era dovuto questo attentato, subisce un attentato presso la propria abitazione e da lì il signor Paparo Marcello poi si propone la pistola, più per paura che non ovviamente, più per difendere che non per offendere. Però c'è anche un ambientale, se non ricordo male, dove qualcuno dice, non so se lei o suo fratello, no? Quella battuta sull'andrangheta, quando dice quale... faccio parte dell'andrangheta in carcere, mi trattano bene. Era lui, no? Quell'intercettazione in carcere, quell'intercettazione che è stata completamente poi, ha perso significato. Cioè era una battuta, perché con una battuta così, uscirsene così, tirandola in ballo lei addirittura, visto che lei non lo era? È uscita così, spontanea. In carcere è uscita spontanea. Quindi l'immagine dell'andrangheta per uno che non è come lei dell'andrangheta comunque è sempre un'immagine di una realtà che può condizionare, no? Non voglio parlare più di 'ndrangheta. Ma lei non ne fa più parte. Ma non ne voglio proprio parlare. Lei dice un capitolo chiuso, basta. Non ne voglio proprio parlare, assolutamente. Parliamo di cose serie. Senta, quando mi date i miei beni,
Ecco qua. Perché i suoi beni sono ancora sequestrati, visto che lei è stato assolto? Perché la procura ha giocato. Il tribunale di Monza, quando ha assolto il signor Paparo per il 416 bis, aveva già disposto la restituzione di tutti i beni sotto sequestro. Purtroppo però in Italia, come sempre succede, abbiamo da una parte il tribunale che giudica un soggetto se colpevole o no di un reato associativo, in questo caso accogliendo la richiesta difensiva e assolvendolo, dall'altra parte viene istituito un tribunale in misura di prevenzione che è finalizzato su richiesta della procura, in questo caso della DDA, a valutare l'eventuale pericolosità sociale del signor Paparo, il quale attualmente è ancora sottoposto alla misura di prevenzione, quindi ha subito una misura di prevenzione di 4 anni, ne ha scontato quasi 3, e ha subito una misura di prevenzione patrimoniale che è tuttora in corso. Che ha portato alla confisca di tutti i beni. La procura di Milano effettua una richiesta, all'epoca giusta, non giusta, comunque c'è un'ipotesi. Cioè è slegata dal processo, però è burocrazia, però è una burocrazia che poi nuoce al cittadino perché poi lui alla fine non può più lavorare. Poteva essere giustificata. Di cosa vive adesso se non ha più i suoi beni, scusi? Mi arrangio in giro, faccio dei lavoretti in giro, faccio consulenze amministrative. Mai una procura avrebbe richiesto una misura di prevenzione personale e patrimoniale se Paparo Marcello fosse stato accusato soltanto di lesioni personali. Il presupposto. Però, scusi, ancora non ho capito che motivazione dallo Stato. L'inesistenza di pericolosità sociale che ma prescinde è stato assolto. E questo è l'assurdo. E dov'è la pericolosità? In che cosa. Non lo sapere loro. Onorevole Solano. Allora, è un caso emblematico, però insomma lui premesso che è stato assolto, però la battuta in carcere l'ha fatta, dice trattatemi bene perché sono dell''Ndrangheta. La battuta era stata fatta. Io penso che in Calabria abbiamo due grandi nemici. Una è la mafia, il principale, e una è l'antimafia di maniera, non l'antimafia seria, l'antimafia di maniera. L'antimafia di maniera è quella, diciamo, è quell'atteggiamento anche spocchioso per certi aspetti, per il quale il più grosso imprenditore della mia città è stato allora inquisito, se voi ricordate, quando si doveva costruire la centrale a carbone da Cordova, che tutti portavamo come un dio in terra, è stato riconosciuto innocente di tutte le accuse dopo 10 anni, 15 anni, rovinato completamente. Era una persona forte, capace, imprenditorialmente avveduta, progressista, anticipava i tempi. Letteralmente una pietra che è diventata polvere attraverso accuse dimostratesi infondate. Questo tipo di antimafia è quella che fa anche l'onorevole Nesci. Guardate, a Palmi noi dobbiamo costruire un ospedale. È stata identificata l'area per costruire questo ospedale. Un'area pubblica, cioè è l'azienda agricola dell'Istituto Tecnico Agrario che nel crescere di Palme è diventata accentrata alla città e quindi non è più valida dal punto di vista delle coltivazioni aziendali, non puoi fare un trattamento al dunque. Bene, noi l'accusa che ci hanno fatto i 5 Stelle di voler fare un ospedale in un sito che rispondeva a interessi mafiosi. Una cosa che non stava né in cielo né in terra, mai provata, ma attiene a quella mafiosità a cui si ricorre ideologica per cercare di avere una ragione che di fatto non si ha. Questo è un esempio eclatante. Quando si parla di mafia, allora o si parla di fatti, di sentenze, di cose concrete, oppure stiamo giocando e si gioca con cose serie. Onorevole. Allora, ovviamente non si fa nemmeno l'antimafia semplicemente perché si firmano protocolli di legalità così molto vaghi. Avevamo semplicemente chiesto al governatore della Calabria, quindi non a lei, ma al governatore della Calabria, che vigilasse effettivamente sulla procedura amministrativa dell'individuazione di quel terreno. Poi fa comodo anche di mafiosità. Anche a questo, fa comodo a questo signore ovviamente raccontare in altro modo la vicenda, però era compito ed è tuttora compito della
di chi governa la Calabria attenzionare tutto il processo di individuazione dei terreni, ma anche degli appalti. Cioè, il rischio poi, per chi non è della Calabria, dei nuovi ospedali della Calabria, perché ce ne sono diversi. Ma il diversi. Rischio qual è? Che ci sia capitale mafioso? Qual è il rischio? Il rischio è sempre quello di andare in deroga a delle leggi, oppure sì. violarle, oppure semplicemente non rispettarle. E, chi è a casa? E quindi alimentare la cultura mafiosa, sì, violando la legge. Quale legge? Quindi nessuno. Quale legge? Quindi si parla di legalità e quindi no, quella tanto cara. Dopo l'intervento del PD che sostiene la magistratura, il lavoro, cioè, sono quasi senza parole. Dico solo che io non sono molto esperto di cose di sinistra e non ero nato quando operava Pio La Torre. Però mi manca tanto la sinistra di Pio La Torre rispetto a questa sinistra che abbiamo adesso, di questa sinistra che ci dice no, ma noi siamo con la magistratura, crediamo nella legalità, eccetera, eccetera. Poi si fanno dei discorsi veramente, a parte campati in aria, nel senso senza alcun tipo di base. Lei ha molto attaccato il sindaco, per esempio, di Reggio, è andato giù fortissimo. Beh, che cosa dire, c'è che non funziona a Reggio? Nulla, non c'è niente che funziona a Reggio Calabria. Reggio Calabria, un po' di raccolta differenziata si fa, sì, no, non c'è qualcosina ma peraltro onor del vero, come dire, eredita una situazione assolutamente inaccettabile. E Oliverio che, come sta andando? Ma Oliverio è quello che abbiamo detto prima, è quello a cui è stata azzerata la giunta dalla magistratura e che l'ha dovuta rifare, insomma, mezza giunta, chiedo scusa, perché ci aveva fatto aspettare mesi per fare mezza giunta, gliel'ha azzerata la magistratura, sono tutti indagati o alcuni imputati ancora. Ma guardate che la questione morale è questa. Cioè, lo capite che se uno è agli arresti è un po' difficile farlo assessore, cioè che è facile lì non metterlo in giunta quando è agli arresti, è facile non metterlo in giunta se ha una condanna definitiva. Oddio, abbiamo visto che Paolo Romeo, insomma, nonostante la condanna definitiva... Ma non era tutto meno che di sinistra, no, Paolo non c'è Romeo, dubbio. No, voglio dire che al giorno d'oggi nemmeno avere una condanna definitiva ti pone fuori dai palazzi. Dico, la questione morale è questa, è cercare di arrivare prima della magistratura. Pubblicità e torniamo in studio. Via la pubblicità 0963 1976 216, via la pubblicità. La trovo qui, la mia pace. Anima inquieta, in questa natura selvaggia, che cavalco sfidando il destino, respirando la mia libertà. Amaro Silano, bevi fuori dal branco. Aquilone, in ogni casa. E lei dov'è? Non è mai puntuale. La psicologia è il mio mestiere. Mi concentrerò come mi ha detto il capo. Fortier, solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre.
0963 1976 216 per chi vuole intervenire. Allora, com'è possibile che esista una zona in Italia in cui dei mafiosi spariscono per 5, 10, 15, 20 anni? Noi andando a Platì qualche settimana fa abbiamo trovato sulla tavolo di un barbaro. Era un barbaro, no? Sì, era un barbaro. Il bestseller dei boss. Il manuale della latitanza, il boss invisibile, intitolato Il boss invisibile. Un libro che si intitola Il boss invisibile, ovviamente daremo notizia poi ampia lunedì di questa cosa, una delle tante cose onorevoli che si scoprono andando nei territori, e questo è un po' un libro in cui lui racconta come l'ha sfangata in tanti anni, usparitu, c'è da dire come ha tuffato, diciamo, le forze dell'ordine. In una zona molto ampia, che non è soltanto la Spromonte. Via al servizio, e poi cerchiamo di capire, con Salsini e gli altri ospiti studio, come sia possibile che succedano ancora queste cose. Poi è stato preso, per fortuna, grande onore ai carabinieri e alla polizia, che sono i nostri alleati più forti. Via. Mi sono reso irreperibile e latitante unicamente per il matrimonio. Giuseppe Barbaro, alias Usparitu, spiega così nella sua autobiografia la scelta di darsi alla macchia nel lontano 1987. E deve essere stato un matrimonio molto lungo, se è vero che Canarino, così soprannominato da giovane, si nasconde per ben 14 anni. In quella che lui definisce un'odissea autobiografica, Barbaro ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Dalle prime carcerazioni in condizioni precarie alla semilibertà, sino all'incontro con la donna della sua vita e a quella condanna per omicidio caduta addosso come un macigno. In tutto ciò emergono le sue condizioni di salute sempre peggiori e la necessità di un luogo diverso dal carcere dove saldare il conto con la giustizia. La scelta di sottrarsi alla legge viene giustificata con la decisione di condannarlo a 24 anni per un delitto che giura di non aver commesso. Restai traumatizzato da tale mazzata, racconta, che mi sentii morire dentro, credetti di impazzire e vidi tutto sparire lasciando il nero più assoluto. Eppure dalle pagine del libro di Barbaro emerge uno spaccato ben diverso da quello che l'ex latitante vorrebbe far trasparire. Viene fuori una rete di fiancheggiatori ampia e fedele. Giuseppe Barbaro, sebbene sia fra i ricercati più pericolosi d'Italia, trova il tempo ed il modo di contrarre matrimonio. Pensate a qualcosa di avventuroso sulle sperdute montagne della Spromonte, magari fra qualche forma di formaggio e un lardo stagionato? No, Usparitu organizza tutto nei minimi dettagli in quel di Milano, persino i documenti necessari a sposarsi. Il bello deve ancora venire, narra nel suo libro. Cerco una chiesa, un posto per potermi sposare. Noi siamo molto credenti e desideravamo sposarci in chiesa. Decido in fretta di tornare a Milano e mentre ero lì nascosto mi viene in mente che avevo conosciuto una persona durante gli anni della detenzione che mi aveva detto che qualora avessi avuto bisogno di qualsiasi cosa potevo rivolgermi a lui. Barbaro, da quell'uomo misterioso, ci va davvero e deve essere uno importante se in pochi giorni riesce a trovare non solo una chiesa, ma soprattutto un prete disponibile a sposare il latitante. Fuga d'amore di un giorno appena, giusto per celebrare le nozze? Troppo facile. Barbaro frequenta anche un corso di preparazione e comunica alla sua donna e alla famiglia di lei che quel matrimonio sa da fare. Era il giorno più bello, confessa, ma non riuscivo a gustarmelo, avevo fretta di concludere. Una fretta a corrente alternata, se è vero che Usparitu riesce a diventare più volte padre durante la fuga. Per lui ci sono dolci secchi e vino per festeggiare la nascita del primogenito ed una schiera di contadini e pastori pronti a dar man forte nelle ore più dure. Nemmeno l'ictus lo piega. La corsa in una clinica privata, con evidenti connivenze interne, permette a Barbaro di curarsi rimanendo latitante, fino alla notte del 10 dicembre 2001, quando Platì viene cinta d'assedio e la Primula Rossa assicurata finalmente alla giustizia. Ma
presa in giro, dai, cioè uno che riesce a fare tutte queste cose e la Calabria c'entra fino a un certo punto, cioè Milano con amici all'anagrafe, al comune, qua e là, il sacerdote, dai Salsini. Io sono disgustato di questa immagine che dà l'essere umano, no? Quando a tutti i costi deve dimostrare di essere il peggio che può essere un essere umano sulla faccia della terra. E i migliori complici in tutto ciò, mi pare di capire, siano proprio le donne in tutto ciò. Beh, non solo, ci sono anche le istituzioni, il comune, Nesci, il comune, corsi matrimoniali, il sacerdote, cioè la chiesa, cioè i contadini che festeggiavano, consolato, un bellissimo servizio hai fatto. Che cosa ti ha colpito poi in realtà? Libro sulle condizioni di salute, su questo carcere disumano, eccetera, quando in realtà rispettiamo ovviamente le malattie, per carità, è stato male effettivamente, però poi quello che mi colpisce invece è che tra le righe lui stesso ammetta di aver fatto una vita praticamente normale, aver fatto tutto, anzi forse aver fatto più di tanti altri che in realtà non dovevano stare in cella e non erano latitanti, quindi è una situazione veramente paradossale. Però Salsini, la società calabrese deve fare anche pezzi di società, non tutta, ricordiamoci, deve fare anche mea culpa, cioè se sta gente ha fatto questa cosa è perché qualcuno lo aiutava del popolo. Allora, anche il discorso è questo, che la gente, gente è terrorizzata, ci sono delle realtà che sono delle realtà, dei fenomeni come alcune comunità che sono fenomeni strani da capire, cioè immaginare ad esempio il caso di Gerace, dopo aver realizzato un progetto per la valorizzazione di quelle aree, vengono bruciate, date alle fiamme delle golf car che dovevano servire per portarli del turismo, turisti che dovevano conoscere meglio questa realtà che è fantastica, bella, con tante chiese e tanto patrimonio. La Calabria è una realtà sofferente e i primi a soffrire sono i cittadini. Ma oggi... poi se i latitanti vengono aiutati e stanno 20 anni, Cordova? Ma io lo dico sempre. È un bestseller tra i boss questo, l'uomo invisibile. Poi dice, lui si qualifica, il titolo è l'uomo invisibile, l'uomo che è riuscito a essere latitanti per 2 decenni. Ma cioè... sì, perché l'Andrangheta vive sì di tutte le complicità di cui abbiamo spesso parlato nel mondo dei colletti bianchi, ma poi vive anche di quest'aura, di mistero, di fascino, di sentirsi parte di qualcosa, no? Quel qualcosa che la Vulgata dice, ma lo Stato non ci fa sentire, lo Stato ci ha abbandonato, non ci fa sentire parte di se stesso, appunto, dello Stato, mentre l'Andrangheta, anche con tutta la ritualità tribalismo ancestrale, direi, contribuisce ovviamente ad avvicinarla, e cioè, questo ce lo dicono moltissime indagini, quasi a una setta, con tutta appunto una serie di ruoli e anche di fascino nei confronti di persone che vengono viste come irraggiungibili. Tu dici, in realtà non è percepito come su questo sono d'accordo con te, non è percepito in realtà nel suo spessore criminale, ma nell'aspetto settario, rituale, eccetera, e quindi la gente ha anche paura, in entrambe le cose. Se non ci fosse la componente di sentirsi parte di qualcosa, non ci spiegheremmo, oltre al fatto che l'Andrangheta è strutturata per famiglie, non ci spiegheremmo il fatto del numero assolutamente esiguo di collaboratori di giustizia rispetto ad altre organizzazioni. È la teorizzazione della latitanza in questo libro, come dire, come ho fregato lo Stato. Qualcosa non va nello Stato se questa gente fa... o le leggi ci sono e non vengono applicate, com'è? Sicuramente ci sono leggi che non vengono fatte valere, specialmente in un territorio come la Calabria, che sembra essere a volte un enclave, per cui quando uno chiede legalità, quando uno chiede rispetto delle leggi, subito insomma si accendono tutti i riflettori. Ma perché la Nesci chiede questo sull'ospedale di Palmi? Perché la Nesci se la prende con la persona? Quindi in qualche modo, scusi che sto finendo questo ragionamento, c'è sempre questa modalità di agire e di pensare secondo cui è strano chiedere il rispetto delle leggi. Per quanto riguarda la connivenza e la complicità anche di cittadini che sono onesti, perché appunto hanno la fedina penale pulita, a volte c'è però anche questo, il silenzio opportunistico delle persone, certo che per c'è. Cui vale la pena farsi i fatti propri, perché lo Stato
non ti dà a volte l'opportunità di essere libero e di vivere in maniera dignitosa. Certo. Quindi c'è questa mancanza dello Stato che in qualche modo crea l'alibi anche in una... Ma certo che qualcosa non sta funzionando, perché se poi il Fazzalari, tra l'altro un grande successo delle forze dell'ordine, bisogna dirlo, un applauso alle nostre forze, ai carabinieri che l'hanno catturato dopo 20 anni, cioè lo Stato qualche segnale l'ha dato. Renzi ha twittato, forse avrebbe dovuto twittare anche per Antonio Pelle, cosa che non è stata fatta perché aveva avuto altri impegni eccetera, però lo Stato sta reagendo, tutto si può dire, però qualcosa a livello culturale non funziona ancora. Certo. Mi spiace, non funziona. Adesso ci avviciniamo al 4 dicembre, c'è il clima da referendum, noi abbiamo fatto un'inchiesta, stiamo iniziando un'inchiesta un po' provocatoria, ma è provocatoria, quindi prendetela con le molle, cosa voterà la 'Ndrangheta, e questo è un primo capitolo dell'inchiesta, RVM7, per chi farà campagna elettorale la 'Ndrangheta, via, ammesso che la farà, vediamo. Referendum andrà a votare? Certo. Al 4 dicembre. Cosa vota? No. Perché? Perché non voto no, che non mi piace noi, questi politici. Ma no, non mi piace noi. Vota no. Voto no per tutti. E dice di votare no ai suoi familiari? Io mando su Facebook tutti gli ore. Ancora sto decidendo. Più per l'uno o l'altro? Non so, non vorrei dare una risposta affrettata, però stai non hai valutando. Non è la notizia. Perché comunque è una scelta importante, vediamo un attimo. Tu? Non vai a votare? Sì, vai. Dai, vai, non ci credo che non ci vai. Il nostro diritto. Certo, il nostro diritto. È un dovere di ogni cittadino andare a votare. E tu hai studiato i quesiti del referendum? Di cosa si parla, per sommi capi? Per sommi capi. Cioè, cosa decidiamo col referendum? Non l'hai studiato ancora? No. Quindi lo farai però? Certo. Lo farai. E secondo te cosa si può... Sei di Archi? No. Di dove? Di Reggio Calabria. Che male c'è essere di Archi. Io mi sento io mi sento Arcota ormai. Ormai sono più qui. Io sono sai dove sto? Il Gebbione. Un posto chic. Chicchissimo. Vabbè, Reggio Calabria è bellissima, andrebbe tenuta bene. Per aiutare questi quartieri difficili, tu cosa fai? Sei laureato, studi? Lavoro. E lavori? A Roma. Ah, quindi sei in vacanza qua? Sì. Dai genitori? Sì. Per aiutare questi quartieri, una ricetta veloce? Secondo me ci vorrebbe un po' più di controllo da parte delle forze di polizia, poi sensibilizzazione pure dei cittadini. Secondo me dovrebbe innanzitutto da noi stessi. Sì. Senso civico. Senso civico. Cioè non buttare le cose, non inquinare. Sì, non... Assolutamente. Però per fare diventare Archi un quartiere migliore, questo è il primo passo? Il primo passo deve partire da noi cittadini. Da noi, giusto. Giustamente se funziona tutto, le forze di polizia, la politica, gli enti comunali... Poi migliora. No contro il governo, non contro il governo, no per... Sta banda di ladroni, a me sono davanti da mezzo alle balle, tutto quello. Però votare no vuol dire che va in crisi Renzi e potrebbero arrivare i grillini. Vabbè, grillini almeno sputtano qualcuno. Almeno ci cacciano all'ordia che hanno chiamato per rubare una moto. Thank you.
Ovviamente continueremo in questa nostra inchiesta. Patania vota no, ma ci tengo anche a sottolineare che nel fronte del no, al di là di questa osservazione, c'è gente di altissima levatura come Nino Di Matteo, come Armando Spataro, quindi insomma va presa la nostra come ovviamente una provocazione, ma andremo avanti, non possiamo definirla, è un inizio di inchiesta. E c'è però c'è una sovrapposizione tra malcontento verso Renzi e no. Avete fatto, no? Non lei personalmente, ma insomma c'è stato un po' questo errore di personalizzazione. Nei territori c'è? Nei territori no, è stato fatto all'inizio di questa campagna elettorale, probabilmente travisando alcuni messaggi. Tuttavia, oggi non si vota per il governo. Chi vuole mandare a casa Renzi lo può fare alle elezioni politiche. Magari ma oggi vuole si vota per una riforma costituzionale che è l'aggiornamento della nostra carta costituzionale all'attualità. Quando è stata scritta la Costituzione non c'era l'Europa, non c'era l'Europa sopra, non c'erano le regioni sotto. È naturale che oggi dobbiamo avere un momento di contestualizzazione, di adeguare la carta nella parte che va modificata, non nei principi che sono immodificabili, ed è la più bella e rispettata però di tutti. Però come lo spiega il malcontento forte in Calabria che si salda per certe... O non è così? Lei ha un'altra sensazione? Magari sbaglio. Io ho la sensazione che man mano che si entra nel merito della discussione sulla legge di riforma costituzionale, aumentano i consensi da parte più del si sì conosce alla riforma. Perché è uno sforzo, una volta si diceva l'articolo 70 è incomprensibile, l'articolo 70 è semplicissimo, è la declaratoria delle leggi che devono passare. Onorevole, cioè, man mano che lo si approfondisce il sud, problema non si risolve. Il sud, certo, grazie, il sud mi sembra malcontento diffuso, anche questa regione, ma non solo, anche la Puglia, da cui ci guardano in tanti, dalla Sicilia. Certo, ovviamente a personalizzare un po' questo referendum e la modifica di questa carta è stato lo stesso Premier Renzi, quindi in questa cosa è lui che ha chiamato in causa i cittadini un po' a doversi schierare da tifosi. Dal canto nostro il Movimento 5 Stelle, con senso di responsabilità e anche delle istituzioni, stiamo proprio facendo questo lavoro serio di approfondimento nel merito. E chi viene a conoscenza anche dei dettagli. Ma Patania la imbarazza, scusi la domanda cattiva, però gliela devo fare. L'ho premesso che il fronte del no, abbiamo detto chi c'è dentro, no? Nino Di Matteo, Armando Spataro, cioè due gioielli dello Stato, possiamo definirli così, no? Anzi, un applauso a questi due straordinari magistrati. Però la domanda cattiva, la imbarazza il no di Patania? Ma no, non mi imbarazza, nel senso che è ovvio, c'è ignoranza a tutti i livelli e quindi è facile. Tanto anche perché era generico il suo no, non era motivato, chissà cosa c'è sotto. Quindi i cittadini messi alla prova della comprensione della riforma poi rispondono no. E quindi anche perché si parlava dell'articolo 70, la Costituzione deve essere comprensibile a tutti. Facilmente fruibile a qualsiasi livello culturale e questa modifica della riforma non dà questa possibilità ai cittadini. Che aria tira al sud? Mi sembra un sud... non è che ci sia disattenzione del governo del sud, però forse poi gli atti concreti non sono tantissimi. Sì, il ponte sullo stretto, c'è cioè il ventilato, però forse cosa è mancato? Ma andrebbe definita la parola attenzione del governo. Se per attenzione intendiamo la manifestazione di ieri, piuttosto che sortite di uno o l'altro esponente di governo, possiamo dire di sì. Se poi intendiamo interventi strutturali e importanti, ma sotto tutti i profili, dello sviluppo, del turismo, della legalità, perché poi senza legalità non può esserci alcun tipo di sviluppo, no? Perché quando un mercato, e per mercato parlo non solo della grande distribuzione come emerge totalmente nelle mani dell''ndrangheta, ma parlo anche del settore turistico. Da sempre, che palle, cioè la togliessero sta distribuzione. Ma parlo del settore turistico, che dove parlo del settore del lavoro della terra,
cioè, parlo delle cose che dovrebbero abbiamo essere... Abbiamo visto Milano, il movimento terra, no? Certo, no, ma anche proprio dello sfruttamento della terra, dell'agricoltura e quant'altro, che dovrebbero essere insomma un po' le nostre armi migliori. Quando è un mercato così drogato e non si fa nulla per eliminare o comunque si è inefficaci negli interventi per eliminare ciò che lo droga, non si può pensare di avere sviluppo. Posso chiederti cosa voterai, puoi anche non dirlo? Se... No, no, voto assolutamente no, convintamente no. Ah, addirittura? Sì, 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 assolutamente. Perché, diciamo, impegnandomi, perché poi... Il giornalismo, certo. No, no, il punto è che è difficilmente comprensibile come il governo voglia modificare questa legge, quindi dico mi sono impegnato nel provare a capirla non, avendo studiato lettere e non giurisprudenza. Solano te lo può spiegare magari. Sì, sperando che la spieghi meglio rispetto alle teorie su, sulla piana e quant'altro. Se vuoi dirlo, non sei obbligato. No, io sono in una fase di esame, mi prenderò tutto il tempo necessario perché ancora non ho avuto il tempo di esaminare come si deve. E viva la sincerità. Riforma. Avvocato. Mi dica. Lei è un io voto sì. Convinto. Non sono assolutamente convinto che più si conosce questa proposta di modifica e più la gente si orienta verso il no. Sono invece decisamente convinto per gli ambienti in cui lavoro, per le persone che frequento, per il ruolo che svolgo nella mia città, che quanto più aumenta il livello di consapevolezza... Perché secondo lei Obama ha detto, sostanzialmente ha detto votare, si è spinto così in avanti? Perché ha sentito questa esigenza il Presidente? Che può essere anche controproducente, eh? Non è detto che sia positivo. Perché la stabilità dell'Italia, intesa come governo, oggi costituisce un'esigenza che va molto, ma molto al di là di quello che è il referendum. Non solo Obama, ma tutto il Partito Socialista Europeo, tutte le cancellerie europee, tutte quante. Per la pubblicità o è buono? Allora, mi diamo solo un secondo e torniamo sull'argomento. Rimanendo sempre in tema 'ndrangheta, gli ambienti 'ndranghetisti, abbiamo un servizio molto molto importante. Siamo andati ieri ad Archi sulle tracce del boss Orazio De Stefano, che ha scontato la sua pena ed ora è libero. Abbiamo scoperto dove abita, volevamo fargli un'intervista. Non è una cosa semplicissima, onorevole, in questa terra chiedere interviste a certe persone, però noi ci abbiamo educatamente provato e vedete cosa è emerso. Via il servizio e poi torniamo in studio. Cercavo il signor De Stefano. Mi han beccato. Un segnale di accoglienza. Non saremmo comunque entrati. È un reato, no? Allora, siamo tornati ad Archi, frazione di Reggio Calabria, ma detta così è una diminuzio. Parliamo del quartiere, di un quartiere fatto di tantissima gente per bene, il 90%, ma c'è quel 10% che è composto dalle più importanti, dalle più potenti, dalle più influenti, ma anche sanguinarie, assassine, vigliacche, famiglie di 'ndrangheta. Di chi parliamo? Dei De Stefano, dei Tegano, dei Polimeni, dei Condello, li troviamo tutti qui. Oggi siamo alla caccia di Orazio De Stefano, che è una persona chiave della famiglia De Stefano, che è stato quello che ha riconosciuto Paolo Rosario, gli ha consentito di adottare il cognome De Stefano, che è il cui cognato è quel funzionario che farebbe parte di questa cupola massonica andranghentistica che in qualche modo ha condizionato la politica di Reggio Calabria, ma di tutta la Calabria. Andiamo, con me c'è Consolato Minniti.
Klaus, cercavo il signor De Stefano. Signor Orazio? Saremmo comunque legati, è un reato, no? Chi è? Sono Klaus, cercavo il signor De Stefano. Mamma mia, scatenano i cani. Signor Orazio! Signor Orazio! C'è il signor Orazio? Dove abita? Dove abita? Mi dici che volevo parlargli? Signor De Stefano, se vuole chiamarci 0963 1976 216, io volevo solo chiederle cosa avrebbe votato alle prossime elezioni, quindi nessun intento polemico da parte nostra. Via la pubblicità e torniamo in studio. Prego, via. Bambino ha perso la vita giocando a pallone, pare che la porta del campetto abbia ceduto e sia finita addosso al bambino. Originario della provincia di Reggio Calabria. E come mai si trovava a San Gineto? A San Gineto c'è una struttura che è lo scoiattolo, che accoglie bambini che hanno delle difficoltà a livello sociale, quindi a livello familiare. Dopo decenni di politiche attive per l'abbandono e il conseguente degrado del centro storico, in questi anni abbiamo avviato politiche invece proprio per il recupero e la riqualificazione degli spazi. Abbiamo lavorato moltissimo sugli edifici pubblici, adesso dobbiamo lavorare anche su quelli privati, seppure voglio dire su quelli privati con risorse pubbliche è impossibile. Volano gli stracci in Forza Italia e questa non è certo una notizia, considerando che il partito ha conosciuto negli ultimi anni scontri e diaspore interne tali da fargli perdere quasi 20 punti percentuali rispetto ai tempi d'oro. La novità è che stavolta i diktat della coordinatrice Iole Santelli, oltre ad aver avuto l'effetto di creare una spaccatura con il vice coordinatore regionale Foti, sono riusciti nel miracolo di sanare una vecchia frattura, e cioè quella tra lo stesso Foti e il presidente della provincia Raffa. Il Consiglio provinciale di Catanzaro, guidato dal presidente Enzo Bruno, ha approvato in via definitiva lo schema del bilancio di previsione 2016. Nella stessa occasione si è riunita l'Assemblea dei Sindaci, che secondo la procedura prevista dallo Statuto dell'ente è chiamata ad esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sul bilancio preventivo 2016. Presentato a Cleto nel Cosentino, il libro Un germoglio tra le sbarre, scritto dal giornalista Paolo Paparella e da Angelica Pedatella. Un viaggio nel mondo delle carceri, a tu per tu con i detenuti, le loro storie disgraziate, storie di errori, di strade sbagliate e poi la vita che cambia da dietro le sbarre. Ventiduesimo piano. Tutti i venerdì, ore 14:30, solo sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre. Thank you.
Il centro Udire, leader nel trattamento delle disabilità neurosensoriali nel Vibonese, dispone di figure altamente qualificate nel settore della riabilitazione. Garantisce attività logopediche, neuropsicomotorie, pedagogiche, musicoterapiche e un efficiente monitoraggio da parte di esperti audioprotesisti. Io sento, ascolto e parlo. A Filogaso, via Cappuccini 22. L'aquilone in ogni casa. A casa tua in tour, identità e tradizione è approdata a Pizzo. Siamo nella patria del peperoncino, lavorato e 100% calabrese. È ora di sfornare i nostri pan dolci o piccoli pan brioche al cedro candito. Un dolce da gustare e da servire a casa tua. A casa tua, tutti i giorni alle ore 13:30, solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Nessuna polemica ovviamente con la famiglia De Stefano, anche se dal loro punto di vista mi hanno mandato diffide, controdiffide, eccetera. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro. Per noi non ci sono zone franche dell'informazione e riteniamo che il diritto di fare domande deve essere tutelato. Una domanda non è una sfida, fare una domanda, è una cosa naturale. Ovviamente una persona può anche scegliere di non rispondere, è totalmente libera di farlo. Se si tratta di un politico, ovviamente in quel caso è opportuno che i politici rispondano. Infatti a me fa un po' pena quando vedo che i politici non si fermano due minuti con i giornalisti a commentare. A riprova che non abbiamo pregiudizi, io proprio nei giorni scorsi con Consolato Minniti ho incontrato un componente della famiglia che però nulla a che vedere, sia chiaro, nulla di nulla con le indagini della famiglia, anzi di fatto fa l'avvocato civilista Giovanni De Stefano, stimato avvocato a Reggio Calabria, perché gli ho chiesto di poter intervistare il padre di cui è legale Giorgio e che ha avuto una condanna definitiva per mafia ed è a tutt'oggi in carcere per l'indagine Mamma Santissima. Abbiamo fatto anche una foto insieme, se la vogliamo mandare, andare in onda in sovraimpressione, e quindi dal mio punto di vista nessun pregiudizio, però direi non ci devono essere zone franche delle informazioni, basta con le diffide. Se non siete d'accordo sul nostro operato, ben venga, ma evitiamo questo tipo. O non chiedeteci selfie, prego. Perché hai fatto anche il selfie con il figlio di Zorro, perché sì, te l'ha chiesto. Sì, allora io quando non sono come Toscani, cioè no. Purtroppo anche nelle zone critiche, quando mi chiedono i selfie, per non li concedo, anche se. Chissà se a Milano lui Toscani ce l'ha questa preoccupazione. Visto che, perché? Visto che il latitante era nella chiesa di Milano, magari Toscani si fa la fotografia a Milano e se lo ritrova il mafioso. La polemica su Toscani però è una polemica un po' sterile, perché lui da fotografo ha parlato dell'inutilità del selfie facendo un esempio sbagliato, dicendo io potrei essere un gangster, tu potresti essere un figlio di un mafioso, e questo è sbagliato. Ha usato un luogo comune sbagliato, però era un discorso da fotografo contro il selfie, punto. Salzini, questa cosa del selfie di Toscana. Ma io penso che ci sono argomenti. Quando l'ha letta la calabrese doc, di fare Calabria. Sinceramente molto peso, perché bisogna dare peso alle cose fondamentali, essenziali e importanti per la nostra regione, la nostra Calabria. Anche la manifestazione di ieri a Reggio. Cioè, queste cose ormai non mi toccano più, perché da cittadino per me gli obiettivi sono quelli della ripresa di questa regione dal punto di vista culturale e dei valori. Cioè, abbiamo però delle perché cose ha reagito che non possiamo... così Orazio De Stefano, il cane, il cancello che si chiude? Beh, queste sono, diciamo, questi sono atteggiamenti che
chiaramente cioè barricarsi restano, così di fronte a un giornalista. Restano questi atteggiamenti nelle persone. Queste persone, beh, insomma, loro, non tutti reagiscono così, abbia pazienza. Tutti, io faccio un giornalista tutti. Da 25 anni e mai nessuno, le posso garantire, ha reagito tirando il cancello e scatenandomi il cane. Paolo non Rosario sì, però. Sì? È forse un vizio dei De Stefano, perché Paolo Rosario... ci sono voluti 10 mesi prima che lo trovassi, ha spento le luci, si è barricato in casa. Si è barricato in casa anche lui, non è un vizio normale. Di famiglia. Molto vicini, peraltro. A due passi ma, abitano. No, molto vicini. Ah, sì, sì. Sono proprio familiare. Io ormai conosco Archi. Sì, assolutamente. No, non è il non fare l'intervista, perché anche Paolo Rosario De Stefano non me l'ha rilasciata, è andato per la sua strada. È l'atteggiamento, no? Uh-huh. Sì, è un atteggiamento, io però ti consiglio di insistere, perché De Stefano è un'andrangheta a parte rispetto alle altre, quindi secondo me magari puoi farcela, riusciamo. Onorevole, un segno comunque di protervia, di arroganza di fronte a un giornalista, barrico tutto, chiudo, butto giù il coso, come dire, no? Cioè, comunque un segno di potere, o no? O di paura? Ma che sensazione ha avuto? Non lo so, magari semplicemente l'idea di tutelarsi da qualsiasi dichiarazione, certo, che poteva in qualche modo essere utilizzata. Quindi sono contenta che ci siano dei giornalisti che vanno ad indagare, a domandare, a chiedere. Questo è il vero spirito giornalistico che anche far per vedere esiste. Conta nel giornalismo. Far vedere dove vivono e chi sono. Credo che sia una... Non tutti ci hanno detto di no, abbiamo avuto anche gente che ci ha accolti, come i Piromalli, non ci hanno rilasciato l'intervista, ma ci hanno accolti in casa, ci hanno offerto il caffè, però non hanno rilasciato l'intervista. Quindi... Però, onorevole, la sensazione è che questa forza, al di là dell'episodio di Stefano, adesso scendiamo, questo soggetto conta ancora tanto in Calabria, questo soggetto dranghettistico. Cioè, se voi andate al governo, cosa fate per... Purtroppo non basta solamente la magistratura. Giusto. Ci deve essere una collaborazione interistituzionale di tutte le forze politiche e sociali. Ci deve essere davvero la volontà di tagliare le gambe all'andrangheta. E ripeto, perché tu fai un lavoro molto, molto chiaro, molto diretto, bisogna andare veramente alle origini però di questo contesto mafioso. E quindi, proprio perché oggi sono dentro le istituzioni, quindi ho anche questo ruolo in qualche modo di dare una visione, io credo che davvero dobbiamo andare alle cause. Cioè, perché in Calabria questa subcultura è ancora così forte. Esatto. Quindi io credo che ai cittadini non venga data l'opportunità di fare una vita diversa. E chi tenta di farla, perché per fortuna ci sono anche persone oneste in Calabria. No, tantissime. La maggior parte. Tantissime. Però non fanno magari una bella vita, perché sono sempre con... insomma, no, ma poi l'ansia... li liberano. Adesso, per carità, ne hanno arrestati tantissimi. Ma poi tornano lì. Lui vive là... Paolo Rosario vive là, i Tegano vivono là e quindi vivono lì, i Condello, i Fontana, vivono lì. Solano? Tu dici perché non ti hanno risposto, non ti hanno accolto? Perché i mafiosi hanno paura del confronto, non sono forti sul confronto, loro sono per la sopraffazione e non potendola effettuare non accettano il confronto, punto. È semplice, semplice. Permettimi un attimo, io mi dispiace lasciare in evase le questioni. Prego. Poco fa l'amico nostro giornalista diceva il fatto di Pio La Torre. Sì. Pio La Torre è parte integrante del patrimonio culturale assassinato da dai cui mafiosi, ricordiamo. È nato il PD. Pio La Torre è stato un uomo di cui noi rivendichiamo appieno, diciamo, di seguire quell'esempio. Lui per primo ci ha indicato perché per colpire la mafia bisogna aggredirne i patrimoni. E tutte le leggi dello Stato che si sono fatte successivamente a Pio La Torre sono andate in quella direzione, sono stati efficaci. E qua è parlare di lotta alla mafia seriamente e non a chiacchiere. E proprio io questo, quando io dico lotta alla mafia è questa, è l'aggressione dei patrimoni, la confisca dei patrimoni, cose che si fanno. Sì. Non è vero che lo Stato non Sazzini. C'è. Forse lo Stato non sempre riesce a prevalere, ma dare la sensazione, guardate, quando si dice giornalisticamente, ci sono
parti delle repubbliche in cui parti del territorio che sono completamente sotto il dominio mafioso. Non è vero, in Calabria non c'è millimetro, in Calabria non c'è in Calabria non c'è un millimetro quadrato in cui tu puoi fare un reato senza non essere senza essere perseguito. Beh, insomma, cioè, ma è così, se noi lanciamo un messaggio che è in Calabria, scusate, ma noi come li attraiamo questi investimenti? Ma noi se diciamo alla gente che siamo nel far west, ma come? Ma come si può scandalizzare? Da persona che ha determinati valori mi scandalizzo perché sembrano discorsi che gli altri non li ieri sera hanno Atocettola Qualunque in TV, mi sembra, cioè siamo veramente fuori dal contesto. Cioè, quando si dice che ci sono territori in cui lo Stato non entra, non significa che non entra la magistratura e non entrano la magistratura e le forze dell'ordine. Significa che sono negati i diritti su cui è fondata la Costituzione che adesso vogliamo cambiare, fortunatamente non in quella parte sacra, ma nella seconda parte. È questo il discorso. Il discorso che ci sono territori... Dimmi una parte di questi cambiamenti che avvantaggerebbe la perdita di questi diritti. Io non ho detto questo. Io sto dicendo che ci sono territori in cui non c'è libertà d'impresa, non c'è libertà talvolta anche di movimento, non c'è libertà di associarsi liberamente. Noi abbiamo dei processi a Reggio Calabria in cui ci sono delle persone che sono state sparate perché avevano costituito un'associazione culturale. Questo significa che non esiste lo Stato, non che non intervengono i carabinieri. Consolato? Sì, io volevo solo dire questo, voglio leggere solo tre righe. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest'uomo non è mai stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto. Questo non è vero, non lo sta dicendo Consolato Minniti, lo sta dicendo Paolo Borsellino. Questo per dire che cosa? Per dire che è vero che non si può essere giustizialisti e basta, ma non sono solo le sentenze che devono parlare, ci sono dei comportamenti e i comportamenti vanno valutati come debbono essere valutati. Ho voluto citare Borsellino perché credo che siamo tutti d'accordo su quello che quest'uomo abbia fatto e quanto abbia pagato. Quindi dire ancora oggi ci dobbiamo aspettare una sentenza per poter agire significa, attenzione, che la politica probabilmente ancora non ha capito quali sono i tempi per poter operare. Certo. E Loredana, che è sanabile questa Calabria? Fin quando si continua ad ignorare il problema, no. Da un punto di vista non si può aspettare che arrivi la magistratura per condannare certi comportamenti. Ma è solo un problema di mafia o anche c'è l'imprenditoria carente, per esempio la mancanza di società civile? Oddio, ieri abbiamo avuto un bel esempio di società civile, però questo fa onore a chi ha organizzato la manifestazione. Però insomma, anche andando in giro, io a volte anche con gli intoccabili, io mi sento solo, tra virgolette, cioè la gente ci guarda come degli UFO, ma come voi andate lì a romperli, non voglio essere volgare, le scatole, ma non, no, voi che vivete qua, Alberto, forse anche, ve l'avranno detto anche a voi, cioè non è che c'è tutto questa, non rompergli le scatole a casa, ma che vuol dire? Ma perché dobbiamo essere forti solo con i deboli e non essere forti anche con chi è forte, noi giornalisti, no? Sì, appunto, ma dico una cosa che non ho scoperto io, naturalmente se in Calabria ci fossero condizioni di vita diverse per chi, anche per chi vive onestamente, ma non gli viene permesso di realizzarsi da un punto di vista professionale. Parlo dei ragazzi che escono dalle scuole e che devono cercare un'alternativa altrove. Naturalmente se si intervenisse prima di tutto sul lavoro e sulla necessità di dare una realizzazione diversa a chi ci dovrà rappresentare fra 10-15 anni, ci sarebbe meno spazio sia per il consenso che per il reclutamento proprio della criminalità organizzata, certo, delle nuove leve della criminalità organizzata. Indubbio che in un contesto dove si vive male, dove anche chi opera onestamente è costretto a vivere male per le condizioni, perché siamo la regione più povera d'Italia, perché questa è la provincia più povera d'Italia,
gli imprenditori hanno una responsabilità molto grossa. Io li sento grossa. Poco questi imprenditori, io la politica la bastoniamo, ma io li sento poco. Tra le proposte di questa trasmissione, qui abbiamo due importanti politici, c'è che inserire l'andrangheta nelle organizzazioni terroristiche. Queste consentirebbe di inasprire le pene, di perseguirle in modo più radicale. Abbiamo qui l'RVM9, chiedo alla regia di mandarlo in onda e poi torniamo in studio. Via l'RVM9. La difficoltà è la non armonizzazione degli ordinamenti. La cooperazione internazionale è efficace quando gli ordinamenti dei vari paesi sono, come dire, riescono a parlarsi, quando sono omogenei, quando sono armonizzati, quando, per fare un esempio concreto, anche in altri paesi ci fosse, ma non c'è, il reato di associazioni di tipo mafioso. Se noi potessimo avere, credo, tecnicamente è senz'altro possibile, ci vorrebbero provvedimenti normativi, ma potessimo avere un collegamento, almeno per i reati più gravi, di tipo mafioso, di corruzione, un collegamento diretto che ci consentisse di monitorare i movimenti economici e patrimoniali dei soggetti indagati per questi gravi reati, direttamente andare a vedere dentro le banche ed avere una percezione indiretta e costante dei flussi di denaro. Ecco, questo sarebbe per esempio un grande aiuto. C'è una popolazione che rimane dopo questi eventi terrorizzata. Quindi questi hanno non sono solo crimini su una persona, sono crimini su tutto un territorio. La gente ne rimane scottata, la gente ha paura, la gente non si comporta più come prima dopo queste cose. Lei è favorevole che l'andrangheta venga inserita a livello internazionale tra le organizzazioni terroristiche? In che modo questo potrebbe aiutare per esempio i carabinieri, la giustizia nel perseguirla? Credo che sia una strada che valga la pena di verificare, anche se temo che non incontreremo non poche difficoltà. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano assicura che sulla questione ci sono già indagini in corso, ma la notizia di un possibile asse tra l'organizzazione criminale più influente del mondo e la falange terroristica più temibile del pianeta ha colto di sorpresa molti dei lettori che si sono trovati a leggere il reportage di Domenico Quirico sulla Stampa, nel quale si parla di un traffico di armi in cambio di opere d'arte tra l'andrangheta e l'ISIS. Crocevia dello scambio, il porto di Gioia Tauro, dove occultati nei container arrivano i reperti archeologici. Una testa razziata, ad esempio, può essere acquistata per 60.000 euro. Altro particolare sconcertante, dietro il traffico di reperti ci sarebbe la longa manus dei servizi segreti russi, eredi del KGB. Le armi, invece, giungerebbero dalla Moldavia e dall'Ucraina, grazie alla mediazione della mafia russa. A gestire il traffico le famiglie dell'andrangheta di Lamezia ed esponenti della Camorra Campana. Per svelare il legame tra ISIS e 'ndrangheta, Quirico si è finto acquirente e ha incontrato i suoi partner commerciali proprio al porto di Gioia Tauro. Questa è un'iniziativa molto importante, è un'iniziativa alla quale intendiamo senza dubbio collaborare perché potrebbe essere un'importante chiave di svolta nella lotta alla criminalità organizzata, perché ci consentirebbe di portare finalmente su un livello europeo una battaglia che non possiamo più mantenere soltanto nei confini di casa nostra. Libera Cosenza si è organizzata ormai da anni con un'importante articolazione che è Libera Unical, che costituisce un importante centro di ricerca. Una operazione di questo genere richiederà senz'altro la scrittura meditata, tecnicamente precisa, di una fattispecie legale. Bene, noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, il nostro centro di ricerca per arrivare alla scrittura di una fattispecie che consenta agli investigatori e ai magistrati di tutta Europa di intervenire con consapevolezza e con pieni strumenti. Mi dicono che c'è una telefonata, buonasera, chi è in linea? Buonasera. Buonasera, ciao Klaus, sono Peppe Triolo, un saluto affettuoso. Da Reggio, se non sbaglio, lei chiama. Da Reggio Calabria. Sì, mi dica. Allora, volevo
parlare. Ti do del tu perché ti vedo giovane in televisione. Allora. Sì, ho 51 anni, però comunque grazie. Volevo parlare del voto. Io anche voto no, perché la Costituzione nostra è stata fatta da persone, insomma, di un certo spessore. Vedi De Gasperi, vedi Sandro Pertini, ora tutti elencarli. Vabbè, ma i tempi sono evoluti, no? Non può, ma sì, ma non può venire certo Renzi a modificare insieme alla Boschi la signora delle banche. Però l'ha detto anche Obama, l'ha detto anche l'Europa. Ma come, sì, la ma perché? Come la mettiamo? La mettiamo che il loro interesse è quello di comandare anche dentro il nostro paese. Ma come comandare? Ci hanno liberato gli americani, scusi. Gli americani ci hanno liberato i tedeschi per se loro non interesse. Era per loro, eravamo ma no, gli ebrei eravamo storie, esterminati. No, sono altre non è storie. Che ci comandano. Comunque, io mi auguro che veramente vinca il no e questo che il Movimento 5 Stelle possa veramente aprire come una scatola di sardine questo benedetto Stato italiano e buttare fuori tutta quella schifezza che c'è dentro. Poi volevo anche fare un appello a te che sei un master mediologo, anche a Claudio Cordova, a tutti i presenti, anche a Consolato Minniti, che stimo tantissimo. Praticamente a Reggio Calabria però bisogna anche incentrare un programma non sull''Ndrangheta ma su quello che di bello c'è, cioè, perché abbiamo tanto. Dovrebbe farlo il sindaco, l'Iverio, la politica, no? La politica fa schifo, la politica regionale soprattutto non, fa schifo, questa qua. Non ma è tutti. Perché sono troppo superficiali, non si sono costituiti parti civili. Diciamo che mi assumo la responsabilità, per quanto mi concerne, io mi batterò affinché l'aeroporto di Reggio Calabria ovviamente venga reso efficiente ma non venga chiuso, perché trovo inaccettabile, scandaloso e schifoso che non si possano vedere i bronzi di Riace, non ci sia la possibilità di arrivare a Reggio Calabria. Klaus, quest'estate, quindi farò la mia parte. Devo chiudere. L'ultima chiudiamo. Quest'estate i turisti facevano la fila sotto il sole fuori dal museo e il Castello Aragonese era deserto, per esempio. Questo è uno degli aspetti gravi. Non ci conoscono. Grazie mille. Ciao Klaus, grazie. Grazie mille. Risposta flash perché do l'ultimo servizio. 'Ndrangheta organizzazione terroristica, favorevole? Sì, tendenzialmente siamo favorevoli, perché a livello internazionale si parla solo di terrorismo e non di 'Ndrangheta con la stessa gravità, okay. Quindi potrebbe essere una soluzione valida. Sì, io sono favorevole a tutte le misure di contrasto alla 'Ndrangheta e alla malavita. Quindi favorevole, Cordova? Favorevole anche se la repressione non ha mai sconfitto nessuna di queste forme, ma non serve, basta. Ma serve un qualcosa di culturale. Però le pene. Flash Salzini. Io penso che debba essere inserita in questo protocollo perché la 'Ndrangheta fa affari a livello internazionale. Ok. Altra chicca degli intoccabili, siamo andati a cercare un intoccabile, la belva, chiamato la belva, ma noi non indietreggiamo davanti a nessuna belva, l'abbiamo visto prima, Reggio Calabria, Gino Molinetti, presunto killer poi assolto, dei gruppi di fuoco dei Tegano a Reggio Calabria, siamo sulle sue tracce, vediamo se siamo riusciti a trovarlo, volevamo sapere anche lui come votava al referendum. Prego, via il servizio. Gino Molinetti, detto la belva. Klaus Davi, questa volta, cerca proprio lui. Il suo quartier generale è a Archicep, a pochi passi dal centro di accoglienza per i migranti. Siamo andati a trovarlo nel negozio di bevande di cui è proprietario. Buonasera. Klaus Davi, posso prendere una bottiglia? Posso pagarne? No. Lei è Gino? No. Non è lei? Lavoro. Lei è Luigi Gino Polimeni, non c'è? So che è suo questo negozio. Non c'è. Posso comprare una bottiglia? No, non venda al minuto, all'ingrosso. Beh, una bottiglia me la può vendere, no? All'ingrosso. Di là, di là o al bar?
Ma perché, scusi, le fa schifo vendere... No, no, no. Grazie per l'acqua. E quando è che lo è? No, è proprio. Vuol dire che lo sta aspettando. È lui, no, questo è troppo vecchio. No, non c'è lui. Come non c'è? C'è. Me l'hanno detto. Me l'hanno detto, non c'è quasi mai qua. Un figlio. Abita qua. Ma chi è Gino Molinetti? Da sempre ritenuto un killer efferato della cosca De Stefano Tegano, la Belva non ha però mai subito alcuna condanna per omicidio. Qualche precedente per associazione mafiosa e porto d'armi, per due volte si è dato alla latitanza. Prima nel 1999 e poi di recente nel 2011, a seguito di una nuova ordinanza di custodia cautelare nell'inchiesta Archi, provvedimento poi revocato dal Tribunale del Riesame. Gino Molinetti però è soprattutto l'uomo da sempre sospettato di essere il killer che uccise il giudice Antonino Scopelliti. Un'accusa che non ha trovato riscontro processuale, dato che l'inchiesta che vide coinvolto il gota di 'Ndrangheta e Cosa Nostra si concluse con un nulla di fatto e una raffica di assoluzioni. Il viaggio ad Archi alla ricerca di Molinetti, però, regala a Klaus Davi un incontro inaspettato. Angelo! Signor Angelo! Angelo! Trattasi di Angelo Tegano, figlio di Paolo Tegano, incensurato come il padre, però era lì, anche a lui volevamo capire come vota, ma... è scappato, non voto è segreto. È un suo voto è segreto, rispettiamo l'opinione di Tegano. Ringrazio per la vostra presenza, la replica va in onda domani sera di questa puntata, torneremo con gli intoccabili, ringraziamo Domenico Solano, l'onorevole Dali Danesci, e Luigi Salsini, e Claudio Codova, grazie. Consolato Minniti, Loredana Colloca, Alberto Micelotta, grazie a tutti. Replica domani sera e ci vedremo presto per l'Intoccabile. Grazie per il premio Isola Sorrentina che ha vinto l'ennesimo premio, ma lo accogliamo. Premio Isola Sorrentina 2016 per la comunicazione della legalità, l'ha vinta questa trasmissione, un'altra vittoria. Ringraziamo e un grazie a tutto lo staff. Arrivederci.